Hans Magnus Enzensberger, noto per tanti motivi, ma in particolare per questo grande successo che è stato Il Mago dei Numeri. Quindi lui farà una mini conferenza sulla matematica della fortuna e poi faremo una chiacchierata io e lui su vari temi. Ci sarà possibilità di fargli domande se qualcuno del pubblico ha voglia di fare così. Quindi gli darei subito la parola e allora stiamo a sentire. Grazie. Signore e signori, mi spiace che non sono in grado di offrire una lezione magistralis. Al contrario, mi pare che neanche sarà un primo piatto, sarà piuttosto un antipasto. Mi occupo un poco della matematica della fortuna e dei suoi limiti. Beh, incertezza, sempre incertezza. Solo i morti non corrono più rischi. L'umanità, per quanto si voglia risalire all'indietro con la memoria, ha sempre inventato pratiche per far fronte alle vicissitudini apparentemente imprevedibili della sua esistenza. Nessuna società antica si è mai cavata senza sciamani, indovini, maghi, astrologi e sacerdoti, oracoli, amuleti, formule apotropaiche. Hanno sempre fatto parte delle indispensabili tecniche per interpretare e influenzare le sorti della collettività e del singolo. E ancora oggi, come noto, tutti questi mezzi godono di grande popolarità. Fra le divinità antiche vi furono la Tyche dei Greci e la Fortuna dei Romani. A loro bisognava rivolgersi per carpire un picciolo di fortuna. Ma naturalmente quelle capricciose divinità non erano competenti in materia di salvezza eterna, solo delle occasioni che la vita terrena concede o nega. E anche lì bisogna saper scegliere il momento giusto. E il rapporto con il tempo era incarnato da un dio o demone particolarmente piccolo, Kairos. Nella mitologia greca, Kairos è il figlio minore di Zeus e si riconosce facilmente nella acconciatura. Chi cerca di ghermirlo da dietro resta con un pugno di mosche in mano, perché Kairos ha la nuca rasata. Bisogna afferrarlo da davanti, dal ciuffo, per cogliere l'istante fortunato. Naturalmente la modernità non ha voluto accontentarsi di questi metodi antichissimi e sperimentati. Al contrario, il pensiero scientifico era ben deciso a fare piazza pulita di quelle che definiva superstizioni. Al posto dell'irrazionale doveva entrare il calcolo, un progetto questo che si prefiggeva niente di meno che razionalizzare la fortuna. Non si doveva più parlare di destino, ma del suo grado zero, diciamo, della sua manifestazione all'osso, il caso. Sul fronte più avanzato di quell'offensiva troviamo i matematici. Girolamo Cardano pubblicò nel 600... Ah, questi... perché il 900... 1663, va bene. Da Ludo Aleae, un trattato sul gioco dei dadi, con cui comincia la storia della teoria della probabilità. Il dotto rinascimentale nativo di Pavia era un appassionato del gioco d'azzardo e nel suo libro, oltre ai calcoli matematici, offriva anche
consigli ai bari e agli imbroglioni. E forse non è un caso, sebbene il senso del suo trattato fosse proprio quello di provare a aggirare il caso. In epoche successive anche altri campioni del calcolo della probabilità, come Pascal, Fermat, Huygens, Bernoulli, sono stati affascinati dalle scommesse e dal gioco d'azzardo. Ma di quest'ultimo erano già divenuti schiavi gli dei dell'Olimpo. A quanto pare, i tre fratelli Zeus, Poseidone e Ade si spartirono il mondo proprio con questo sistema, cosicché a Zeus toccò il cielo, a Poseidone il mare e a Ade gli inferi. Del resto la parola calcolo deriva dal latino calculus, cioè pietruzza. In origine, difatti, sassolini bianchi e neri venivano usati come oracoli e talismani, oppure per ricordare gli eventi fausti e infausti. In seguito i sassolini furono utilizzati per emettere verdetti di condanna o di assoluzione, e solo alla fine della loro carriera sono finiti sulle nostre scacchiere. A quanto pare la teoria classica è riuscita a calcolare in modo esatto alla virgola l'esito probabile di un lancio di dadi o di monete. Non soltanto quest'ultimo presuppone monete e dadi ideali, come non ne esistono nel mondo reale, ma poiché il calcolo sottostà anche alla legge dei grandi numeri, soltanto se l'esperimento viene ripetuto all'infinito, si arriva al valore limite della probabilità che si è calcolato. Purtroppo però nessuno siede all'infinito al tavolo da gioco, anche perché la vita umana è già abbastanza breve. Naturalmente i matematici dell'era moderna non si sono fermati alle conclusioni dei classici. Le loro eroiche fatiche hanno affinato sempre più la teoria classica fino ai nostri giorni. Ciò facendo hanno scoperto varie cose sorprendenti e ben presto si è visto che dietro il problema del caso si nascondono tranelli e ghiribizzi metafisici. Non è questa la sede adatta per avventurarsi nelle sottigliezze degli assiomi di Kolmogorov o delle simulazioni del metodo Monte Carlo, ma già la semplice domanda testa o croce, rosso o nero, può mettere a dura prova il buon senso. Poniamo che stiate giocando alla roulette e che la pallina si fermi 20 o 30 volte su una casella rossa. Una serie del genere non vi sembra estremamente improbabile? Non vi prudono le mani dalla voglia di puntare sul nero, perché vi figurate che a ogni nuovo lancio le probabilità che esca il nero aumentino? Errore. Ogni nuovo lancio della pallina è indifferente rispetto a tutti quelli che l'hanno preceduto. Ma, aspettate, la vostra situazione si presenta ancora peggiore. Secondo la legge dei grandi numeri, infatti, il rapporto fra i lanci con esito nero e quelli con esito rosso si avvicina tanto più alla parità 50 a 50, quanto più a lungo si gioca. Ma i risultati effettivi possono anche deviare fortemente da questa regola. Ad esempio, su 100 lanci, se nei primi 60 è uscito 60 volte il rosso, nei rimanenti 40 lanci le probabilità che esca il rosso diminuiscono del 50% di 40, quindi del 20% e no del 50%. Quanto più a lungo si gioca, tanto più improbabile è il pareggio fra rosso e nero. Perciò, se vi foste fidati del vostro intuito, alla lunga
sareste andati in rovina. Per questi e altri motivi falliscono anche i vari sistemi, con il cui aiuto molti giocatori d'azzardo sperano di giocare un tiro al caso. Spesso questi trucchi infallibili vengono offerti su internet. Mi ricordano la famosa inserzione in cui qualcuno prometteva, dietro invio di $5, un metodo sicuro per diventare ricchi velocemente e senza rischi. La ricetta proposta dall'inventore era questa: fate come me. Di sicuro. Di sicuro nel gioco d'azzardo c'è una cosa sola: anche alla lunga vince sempre il banco. Anche le varie lotterie retribuiscono soltanto la metà circa delle puntate, l'altra metà la intascano gli organizzatori. Non si servono altrettanto generosamente le banche e gli agenti che partecipano a un altro gioco, quello della speculazione in borsa. Ma anche qui, indipendentemente dal fatto che le quotazioni salgano o scendano, si applicano costi di transazione e provvigioni. E anche qui i più elaborati metodi di analisi tecnica possono indurre in errore. Sembra che certi operatori di mercato preferiscano addirittura affidarsi ai loro astrologi piuttosto ai loro analisti. Altri ancora lasciano che a decidere sia la donna di servizio. Quali insidie si celino nel concetto di caso lo dimostra anche la difficoltà di formalizzarlo. Molti sforzi sono stati dedicati a generare una serie numerica puramente casuale. A tal fine, ogni computer contiene un appositivo software, il cosiddetto generatore di numeri random. Ma, purtroppo, a una più attenta osservazione si nota che nessun calcolatore è in grado di generare una simile serie perché questa è più complessa del suo stesso programma. Perciò il computer non è in grado di rispondere al quesito se un dato elenco di numeri sia casuale, il che peraltro dimostra la validità del famoso detto di Kurt Gödel, secondo cui è impossibile dimostrare la mancanza di contraddizioni logiche di un sistema all'interno dello stesso sistema. Con questi e altri trabocchetti deve fare i conti chi si affida alla sorella povera della teoria della probabilità, cioè la statistica. Di questo servizievole fantasma si dice, non del tutto a torto, che intrattenga una certa complicità con la menzogna. Di ciò naturalmente hanno meno colte le teorie astratte della prassi senza scrupoli. Tutto ha inizio già dai stati statistici grezzi. Per esempio, nel prodotto sociale lordo rientrano anche i costi di tutte le riparazioni e le terapie. Di conseguenza, questa bella cifra di riferimento aumenta incessantemente a ogni incidente, ogni malattia e ogni delitto che capita. E ancora, la disoccupazione per motivi politici si misura con metodi diversi e di regola estremamente ingannevoli da un paese all'altro. Secondo una definizione della Commissione europea è da considerarsi povero chi guadagna meno della metà del reddito medio degli abitanti del suo paese. Il che significa, naturalmente, che la povertà è destinata a vita eterna, perché anche se il reddito medio annuo pro capite salisse a 2 milioni, anche i semplici milionari sarebbero considerati dei miserabili. Per contro, un tasso di crescita di 200%
può sembrare molto promettente, ma ciò serve ben poco a chi deve campare con $3 al mese invece di uno solo. È vero che questi sono errori grossolani, ma onestamente, chi saprebbe spiegare su due piedi che cosa si intende quando si parla di valore medio? Si tratta della media aritmetica, del valore mediano o del valore modale? Finché questo non è chiaro, da un calcolo statistico si potrebbe trarre la conclusione che le forniture idriche funzionano a perfezione, anche quando metà della popolazione affoga e l'altra metà muore di sete. Beh, naturalmente errori così marchiani di interpretazione possono succedere soltanto a un pubblico inesperto e credulone, mentre lo statistico scaltro ne è immune. E là, dove c'è in ballo un sacco di soldi, ad esempio nella matematica delle assicurazioni, il calcolo della probabilità è stato sperimentato a fondo. Anche qui vale il detto che alla fine vince sempre il banco. E qui torna in gioco la legge dei grandi numeri di Bernoulli. Quanti più clienti l'assicuratore ha nel suo portafoglio, tanto meno deve temere le perdite. Là dove i rischi sono particolarmente grandi, essi vengono distribuiti su spalle ancora più larghe grazie alle riassicurazioni. Il conto sale proprio perché alla società di assicurazione può essere del tutto indifferente se la casa dell'assicurato prende fuoco o se egli stesso muore. Ma questa non è la prospettiva dell'interessato, che si rapporta al rischio in tutt'altro modo. Da una parte è afflitto da tutte le preoccupazioni possibili e immaginabili, in quanto investitore oscilla continuamente fra angoscia e avidità. Istinto gregario e avversione al rischio, e non di rado la conseguenza è che prende le sue decisioni in modo del tutto irrazionale, proprio perché cerca di proteggersi da ogni rischio concepibile. Il che, si capisce, conviene molto non soltanto alle assicurazioni, ma anche allo zelo dei politici. D'altro canto, però, in ogni pusillanime si nasconde anche un avventuriero, perché dove il rischio sembra escluso e in agguato la noia. E allora ecco il prode capufficio che corre a rotta di collo in sella alla sua mountain bike, il praticante della cassa di risparmio che si diverte a fare il surf sui binari del tram, l'insegnante di economia domestica che pratica il bungee jumping e il vicepresidente che deve a ogni costo fare la traversata del Sahara, dove viene preso in ostaggio da una banda di rapitori. Così anche lui, per una volta, finisce sugli schermi televisivi dopo che questo o quel ministro si è adoperato per il suo rilancio. In questo caso il premio, sotto forma di un riscatto di svariati milioni, se lo prende il contribuente. Ma non occorre prendere in considerazione casi così estremi per capire quanto poco il nostro comportamento sia determinato dal calcolo del rischio. Chi contrae un matrimonio d'amore non si preoccupa certo del fatto che le sue probabilità di trovare l'unico partner giusto sono piuttosto limitate, ponendo con grossolana approssimazione che i possibili candidati siano 1 miliardo, le probabilità di incontrare si calcolano così, 1 diviso 1 miliardo. Vale a dire che la probabilità di successo è minutissima, il che tuttavia non ha ancora impedito a nessuno di correre un rischio così enorme. Uomini e donne che aspirano al matrimonio si aggrappano
imperterriti alla convinzione di aver accecato l'unica scelta possibile. Ecco fino a che punto è precaria la nostra fortuna. A quanto pare ha perfettamente ragione Pierre Bastieu quando scrive nel suo libro L'avventura della matematica che il calcolo delle probabilità è una branca della matematica altrettanto precisa della geometria, dell'algebra o dell'analisi. Ma poi, Bastieu prosegue, non bisogna tuttavia confondere il calcolo della probabilità con le conclusioni che si possono trarre dall'applicazione del modello probabilistico al mondo in cui viviamo. Così come è impossibile dimostrare un assioma, è impossibile anche dimostrare che le probabilità esistano al di fuori della mente matematica. In conclusione, non mi sembra che la scienza abbia ottenuto il pieno successo del suo progetto, perseguito con tenacia di scacciare fortuna dalla nostra vita. Ciò dipende forse dal fatto che noi umani dobbiamo la nostra stessa esistenza a una lunga catena di eventi estremamente improbabili. La nostra fortuna e la nostra sfortuna sfugge dunque ai portentosi calcoli che abbiamo escogitato nel corso dei secoli e non ci rimane altro che la possibilità di afferrare ogni tanto Kairos per il ciuffo. Bene, anzitutto grazie a Enzensberger. Come avete visto, Enzensberger è un personaggio singolare, a metà tra il letterato, il filosofo, ma anche l'uomo di scienza, perché molti di voi, soprattutto i matematici qui in sala, avranno riconosciuto molte allusioni a risultati della matematica e non soltanto di probabilità e statistica, anche di altri campi sui quali forse torneremo poi in seguito. Ma per cominciare, volevo chiedergli, l'interesse per la probabilità e per la statistica, io ci vedo tre possibilità, tu mi dici quali siano giuste, forse tutte e tre. La prima è che Enzensberger sia un giocatore accanito e quindi che faccia come Dostoevsky, no? Che poi scrive un racconto sul giocatore. La seconda è che veda nella probabilità e nella statistica delle possibilità letterarie. Mi viene in mente un'opera teatrale di Tom Stoppard che si chiama Rosencrantz e Guildenstern sono morti. È un'opera strana, i due personaggi sono personaggi minori dell'Amleto che poi qui però diventano in quest'opera i personaggi principali. E chi di voi ha visto o ha letto quest'opera si ricorderà che inizia in questa maniera assolutamente improbabile, che mi è venuta in mente appunto sentendo questo. Cioè i due tirano testa e croce e per 100 volte di seguito viene sempre testa o sempre croce, non ricordo. Una cosa molto improbabile. Ora questo è effettivamente qualche cosa di interessante dal punto di vista letterario che può cominciare così. Oppure la terza possibilità, no, oltre a quella del giocatore d'azzardo e quella del letterato, è che Enzensberger abbia, e forse questa è la, forse un po' anticipando la sua risposta, è quella giusta, cioè che ci sia un interesse reale per le questioni di matematica, non soltanto della probabilità, ma più in generale. Sì. Qual è quella giusta di queste tre? Tutte e tre? La prima sicura, quella c'è poco da negare. No, mi annoio al casino. Quindi ha provato però. Mi annoio, perdere soldi non è interessante. Solo guadagnarli è interessante. Come dimostra si perde quasi sempre. Sì, sì.
No, però è come questi sistemi matematici, queste strutture matematici offrono una vista a un universo altro, perché la relazione fra la realtà comune e questi sistemi è difficile da definire, perché si tratta, ci sono i platonici che credono che sia una cosa negli sferi del cielo, no? I mortali, ci sono gli altri che dicono che questa è una costruzione umana. Eterno disputa dei filosofi della matematica, eccetera, eccetera. Beh, si solleva però molte questioni che hanno anche un certo fascino estetico, direi, che quando una cosa sale bien, tu hai un problema e ciac, te l'ha soluzionato. Beh, questo, io sono un dilettante assoluto, un dilettante generalizzato sono, dunque mi avanzo fino ad un certo punto in queste cose. Però questo già mi fornisce una specie di fitness training per il cervello, perché non capisco perché sempre pensano ai loro muscoli, vanno in queste macchine, ma non mi pare abbastanza, no? Solo questo. Quindi Enzensberger fa matematica come gli altri vanno in palestra, in altre parole. Cioè, più o meno, sì, io... Quando mi domandano perché sono in abbastanza buona forma, rispondo con Churchill, no sports. Quindi nessuno sport e la matematica. Se dovesse prendere posizione in questa disputa filosofica alla quale ha accennato, di cui si parla anche in questa relazione, cioè sul fatto, per esempio, se le probabilità, o più in generale se le leggi matematiche ci sono effettivamente oggettive, oppure se sono costruzioni umane, della mente umana, tu dove ti porresti? Con questa alternativa c'è una terza possibilità che io preferisco. Io dico che siccome il nostro cervello fa parte di questo universo con le sue leggi, si riproducono certe strutture e leggi qui. E dunque siamo capaci di captare almeno fino ad un certo punto ciò che esiste nella realtà. Questo è un mezza via, questo non piace ai filosofi naturalmente, troppo semplice. Non so se posso fare una piccola divagazione a questo proposito, spero che nessuno si offenda, ma in Italia abbiamo un Papa, come forse sappiamo, e purtroppo, questo lo posso svelare perché non credo che sia un segreto, così come abbiamo avuto questa mattina il Presidente della Repubblica, sì. Io avevo chiesto, non che venisse il Papa perché sarebbe esagerato, c'erano solo quattro sedi lì davanti, no? Però avevo chiesto effettivamente di andare in udienza dal Papa, insieme agli speakers. E il motivo non era soltanto quello del curioso che vuole mettere, soprattutto no, di quello che vuole andare a portare l'odore di zolfo, no, in Vaticano, ma perché Benedetto XVI più volte negli ultimi 2 anni, forse qualcuno di voi se ne sarà accorto, ha ripetuto in alcuni suoi discorsi il fatto che secondo lui la matematica è una prova dell'esistenza di Dio. Ora questo è interessante perché... E l'argomento di Benedetto XVI però è stato orora confutato, mi sembra. Cioè l'argomento è questo, che da una parte i matematici sviluppano una matematica che, proprio perché è un'impresa umana, e se non soggettiva, perlomeno è legata alla nostra specie, al modo in cui noi abbiamo di pensare, eccetera. Ma dall'altra parte questa matematica soggettiva si adatta perfettamente alla descrizione del mondo oggettivo. E allora il Papa dice, questa è una contraddizione, che qualche cosa di così soggettivo, sarebbe come dire che in realtà la composizione musicale riflette le leggi della natura, no? Dice, ci deve essere qualche cosa sopra l'uomo e la natura che in realtà prestabilisce l'armonia, no? L'armonia prestabilita di Leibniz. E a me sembrava appunto che un possibile modo di confutare fosse questo, no? Il Papa non sa forse che c'è l'evoluzionismo. Dai, scolastici, no? C'erano queste idee. E
Kurt Gödel, il più grande logico del secolo passato, si è approvato a una dimostrazione, prova dell'esistenza di Dio. Quindi questa è una possibile soluzione, per l'appunto, di dire che in fondo l'evoluzione ci ha adattati sì. a vivere, no? All'ambiente naturale, e la matematica certo che è un prodotto della mente sì. umana, ma la mente umana a sua volta è adattata alla natura, perché altrimenti sì, non sarebbe sopravvissuta. Sono fatto di natura anche. Quindi in questo perlomeno siamo d'accordo, e questo è il motivo per cui nessuno dei due è finito poi a questa visita in Vaticano. Ma visto che abbiamo citato Kurt Gödel, anzitutto forse posso dire una parola su quello che Enzensberger ha appena citato, perché non molti conoscono questa parte dell'attività di Gödel. Tutti, o perlomeno molti, conosceranno i due famosi risultati di Gödel del 30-31, sì. cioè il fatto che le leggi della logica sono complete, cioè l'assiomatizzazione della logica del prim'ordine permette di derivare tutte le verità, le formule valide, e che invece quando si sale all'aritmetica e oltre, ebbene lì invece interviene l'incompletezza, cioè nessun sì. sistema può essere completo se è coerente, questo detto insomma in maniera un po' semplificata. Ma verso la fine della sua vita effettivamente Gödel cercò di dare una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ora, lui ha dichiarato che non credeva a questa dimostrazione. Il problema era che questa dimostrazione è la famosa prova ontologica, molti sì. di voi l'avranno studiata sì. a scuola. Anselmo d'Aosta, sì, Anselmo d'Aosta, 1077. È una dimostrazione molto interessante, perché se uno la fa a scuola, la si può fare anche a un bambino delle elementari, in realtà, e però ha tutta la struttura di un pensiero matematico. Sì. Perché anzitutto c'è un teorema, e il teorema è, naturalmente, essendo una dimostrazione dell'esistenza di Dio, Dio esiste. Poi, perché ci sia un teorema, ci deve essere una dimostrazione. Però i teoremi sappiamo che si devono basare su degli assiomi, perché niente si può dimostrare in assoluto. E prima di poter parlare bisogna definire le nozioni di cui si sta parlando. Ora, poiché l'unica nozione che c'è nell'enunciato del teorema Dio esiste è Dio, bisogna definire che cos'è Dio. Ora, Anselmo ha dato una definizione, quella che vi do adesso è la versione di Cartesio della prova di Anselmo, ma è più semplice da spiegare, è quella che c'è nel Catechismo, alla prima riga del Catechismo. Dio è l'essere perfettissimo, cioè Dio è un essere che ha tutte le perfezioni. Allora, ecco la struttura della dimostrazione. Definizione. Dio è un essere che ha tutte le perfezioni. Teorema. Dio esiste. Per poter dimostrare questo teorema ci vuole un assioma. Ebbene, l'assioma che Anselmo o Cartesio pongono è che l'esistenza sia una perfezione, cioè che sia meglio esistere che non esistere. Abbiamo citato prima Dostoevsky, chissà, per esempio. Chissà, Dostoevsky non sarebbe stato. Non è certo, non è certo. Tra i greci c'era meglio non essere nato. Anche i nichilisti, per esempio, sarebbero. Certo, se uno accetta l'assioma che l'esistenza è una perfezione, allora la dimostrazione è ovvia, no? Perché certo che un essere che ha tutte le perfezioni c'ha in particolare quello dell'esistenza ed esiste. Questa è la dimostrazione di Anselmo nella versione di Cartesio. Il problema è che insomma non convincerebbe molti, no? Diciamo così, che non credono nell'esistenza di Dio con il suo argomento. Leibniz cercò di fare un miglioramento di questa dimostrazione, dimostrando che la nozione di Dio è possibile. Questo è tipicamente leibniziano, interviene la modalità, eccetera. E cercando di dimostrare che la nozione di Dio è possibile, doveva far vedere che è possibile che ci sia qualcuno che ha tutte le perfezioni. E cosa fece Leibniz? Fece un errore abbastanza interessante, cioè dimostrò che le perfezioni due a due sono compatibili e dedusse che allora tutte insieme lo sono. Ora, questo è un errore che quando Gödel vide gli fece subito drizzare i capelli, perché Gödel aveva dimostrato un teorema di compattezza, per l'appunto, no? Che non è affatto detto che se le perfezioni, per esempio, essere maggiore di uno è una proprietà compatibile con essere maggiore di 4, no? Perché qualunque numero che sia maggiore di 4 è anche maggiore di 1. Ma questo vale per qualunque coppia di numeri, ma questo non vuol dire che allora ci sia qualche numero che è maggiore di tutti. No? No. Questo è l'errore. No.
Allora Gödel cercò di riformulare questa definizione, questa dimostrazione, e il suo era un interesse puramente logico. Questo era solo per spiegare, no, queste allusioni. La credenza, la fide non le interessava. Non gli interessava, lui disse che non voleva pubblicarla. La dimostrazione è un problema astratto. Esatto, non voleva pubblicarla proprio per evitare che la gente credesse che lui poi credeva in Dio, soprattutto per questo motivo. Sì. No? Però il motivo per cui mi sono fermato un momento su Gödel è che, come sappiamo, Enzensberger è anzitutto, non so se anzitutto, ma è anche un poeta, e ha scritto ad un certo punto nella sua vita un poema su Gödel, omaggio a Gödel. E allora vorrei chiedergli come mai si è interessato di queste cose, perché la probabilità, tutto sommato, è un argomento che naturalmente, come abbiamo visto, risale, il problema del determinismo, del caso, del caos, no? Quindi risale all'antichità, è un vasto problema filosofico. Sì. Ma interessarsi a Gödel, soprattutto negli anni in cui tu l'hai fatto, cioè negli anni 70 mi sembra fosse, era una cosa meno nota. Poi negli anni 80 sarebbe poi venuto Hofstadter col suo famoso bestseller Gödel e Scherbach, Hofstadter che è stato qui in questo palco lo scorso anno, ma Enzensberger scrisse questa poesia prima. Quindi volevo chiedergli come è venuto a conoscere di Gödel e come ha scritto questa poesia. Sì, questo non so. Io sono stato a Princeton, ho cercato di visitare il vecchio Gödel che mi ha scritto una lettera, però non mi riceve. No, peccato. Ma perché una domanda con la teoria della probabilità, perché sono i risultati tanto contraintuitivi, che il senso comune si ribella contro questi teoremi, non ci crede e insiste una intuizione altra. E questo può essere fatale, per esempio, in medicina, che sono un calcolo dei rischi di un'operazione di cancro, dei seni, la prevenzione. E naturalmente ci sono giganteschi capitali che hanno un interesse a aumentare questo business. E secondo come tu presenti questi percentuali, questi risultati di test, eccetera, eccetera, sale fuori che per un lato è molto urgente, tutti devono andare lì, e per l'altro quelli sono più scettici, hanno un medico che capisce un poco la matematica inerente in questi calcoli, dice, beh, non è tanto grave. Interessante, no? Ci sono stati recenti studi, per esempio noi abbiamo quest'anno qui al Festival 3 premi Nobel dell'economia, uno parlerà subito dopo di noi, ma qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ha preso il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, che è uno psicologo in realtà, che ha poi appunto ciò nonostante ottenuto questo riconoscimento, e uno degli studi che Kahneman ha fatto è proprio, anzitutto quasi tutti gli esempi che Kahneman fa sulla psicologia, sulla logica intuitiva, diciamo, che noi tutti usiamo, sono esempi di probabilità per l'appunto. Infatti questo mi sembra un po' un punto debole della teoria di Kahneman, il fatto di far vedere che noi usiamo nella nostra vita quotidiana una logica che non è la logica che studiamo sui libri quando studiamo la logica a filosofia oppure a matematica, eccetera. È una logica diversa. Però gli esempi che si fanno sono esempi. Rational choice does not exist. Rational choice is un fantom, un fantasma. Rational choice. Perché se tu ti chiedi quanto spendi soldi, per che cosa spendi soldi, e in che caso tu dici che no, questo è troppo caro. Ma non è razionale, sono decisioni così, e bisogna chiedersi qual è la radice nella evoluzione, perché l'evoluzione ci ha fornito con un apparato di giudicare le cose che non corrisponde alla teoria. È strano questo.
Innanzitutto notiamo che di nuovo c'è una risposta di tipo evoluzionistico, esattamente come c'era già poco fa. L'avete notato nel caso della matematica e della sua aderenza alla natura. Per chi non fosse tanto a conoscenza di queste cose, faccio uno degli esempi che Kahneman ha fatto spesso in queste sue ricerche, che poi l'hanno condotto al premio Nobel. L'esempio che in realtà ha appena citato Enzensberger, cioè se voi per esempio andate a comprare un cellulare e siete in un negozio, vi fanno vedere vari tipi di cellulare, vi dicono questo costa così, 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 no? E a un certo punto voi decidete, voglio questo modello esattamente così, ho deciso che questo è quello che voglio, e vi dicono costa $100 per esempio, 100 euro. Sì. E nel momento in cui state per comprarlo arriva un vostro amico, no? E vi dice, ma guarda che questo stesso modello l'ho visto in un negozio a 500 metri, no? Costa 5 euro di meno. Voi cosa fate? Ma io credo la maggioranza di noi, di fronte alla possibilità di spendere invece che 100 euro 95, no, andrebbe in questo negozio. Ora, stesso problema, uguale, state comprando una televisione questa volta, una di queste televisioni modernissime con gli schermi a plasmi, chi lo sa, e decidete di comprarne una, ad un certo punto vi costa 4.000 euro. Arriva un amico e vi dice guarda che in realtà a un negozio a 500 metri no, di qua te la vendono a 3.995. Nessuno si muove. No. Ora come mai il guadagno è lo stesso? Nel primo caso, così come nel secondo, si guadagnerebbero 5 euro. Però il valore del denaro, questa è una delle scoperte di Kahneman, non è assoluto appunto, dipende, è psicologico in realtà. Relativo. Però non abbiamo risposto alla domanda su Gödel, come mai c'è stata, io lo so che lui non vuole rispondere, ma io la ripropongo, come mai c'è stata questa poesia su Gödel e da dove arriva l'interesse per Gödel? Beh, è un poco delicato, perché a me sembrava e sembra ancora un poco che c'è una certa possibilità di generalizzare l'argomento di Gödel anche su altri campi della matematica. Beh, questo è naturalmente un rischio, perché tecnicamente io non posso riprodurre i numeri di Gödel, la somatica, eccetera, per altri campi della vita, questi sistemi che pretendono di essere completi. Conosciamo anche in altre relazioni, in campo politico, in campo scientifico, eccetera. Io qui sono un scettico in questo senso, perché non ci credo, perché c'è sempre un buco. Anche perché una domanda, per esempio, in entropia. Esiste un sistema, bisogna la condizione di questo calcolo è che sia si tratti di un sistema assolutamente chiuso. Ma esiste un sistema assolutamente chiuso in questo universo? C'è l'universo, però all'interiore di ciò, perché ci sono scambi, e d'altronde la vita si è sviluppato al contrario di questa entropia, no? Ha succhiato energia e investito nella vita. Siamo lì perché l'entropia non è assoluta. C'è sempre un mobile, il mondo è mobile. Quindi se ho capito bene, la risposta è che l'interesse di Gödel sta nel fatto che diventa una metafora che si può applicare in tanti campi per analogia. Però questo è un rischio, naturalmente, usare analogie. Rischio, no? Molto rischio, però... E devo anche dire una cosa, che io a me mi piacciono i matematici, perché sono molto tolleranti. Quando arriva un dilettante che se ne interessa, sono molto concedono, beh sì, anche lui ha forse un'idea, non è tanto male, eccetera, eccetera. E no? Perché ci sono anche cose che loro non si possono permettersi di enunciare, perché non è certamente... No, la logica è incompleta, si fa salti, non so che cosa. E allora è una relazione interessante, perché c'è quasi una invidia mutua. Perché il povero poeta naturalmente ammira questi giganti dell'intelligenza,
tu non arrivi mai a questo livello, eccetera. Però dall'altro lato, anche i matematici che immersa in un problema che forse 10 anni non riesce a risolvere. No, è tremendo. Naturalmente lui deve anche eliminare certi altri aspetti della vita, dunque un irresponsabile come me può permettersi. A questo proposito, qualcuno di voi dicevo, a questo proposito qualcuno forse ha visto l'intervista che Umberto Eco ha fatto stamattina sulla Repubblica, e a proposito dell'invidia, diciamo così, del letterato, in questo caso Eco, nei confronti della scienza e dei matematici, lui ha dato una definizione abbastanza sorprendente nel suo stile, no? Che è quella di dire: io Eco mi sento come un impotente che per tutta la vita ha scritto libri erotici, cioè ha voglia, no, di scrivere queste cose, no? Ora, questo forse non è appunto lo stile di Enzensberger. La metafora non mi pare adatto. Perlomeno non a te stesso. Volevo però dire, a proposito delle analogie dei teoremi di Gödel, sono molto pericolose naturalmente, sì. Perché anzitutto si è cercato a lungo di fare un analogo del teorema di Gödel nel campo della fisica, sì. Si cita sempre il principio di indeterminazione di Heisenberg come se fosse un qualche cosa di simile. Sì, nella divulgazione infatti, ci sono vengono questi francesi, certo, i francesi. No, sì. Questi francesi mi ricorda allora, naturalmente, poiché Enzensberger è tedesco, mi ricorda che so-called tedesco, mi ricorda una frase di Goethe che diceva: i matematici sono come i francesi, non appena dite loro qualche cosa, loro la traducono nella loro lingua e subito appare diversa. Ora io non so perché i tedeschi ce l'hanno tanto con i francesi, ma evidentemente i matematici sono così. Sì. Bene, c'è anche un altro aspetto, abbiamo parlato delle cose serie, ma nella matematica c'è anche l'aspetto del gioco, che è anche un favoloso giocattolo, in un certo senso, che voi avete, cercano di presentare qui nel festival, e questo è un introito alle problematiche, perché anche visualizzando le cose, praticando le cose. Io penso che la combinatoria, per esempio, cada uno può sperimentare con la combinatoria, è una cosa facile da capire fino ad un certo punto. E poi... Naturalmente, a proposito di giochi, sapete tutti, ma ve lo ricordo, che domenica pomeriggio ci sarà una conversazione fra due teorici dei giochi, due matematici che hanno preso tutti e due il premio Nobel per l'economia in due tempi diversi. Uno è John Nash, che l'ho preso nel 94, e l'altro è Auman. Che l'ho preso, però lui non ce l'abbiamo, noi abbiamo gli altri due, e Nash e Auman faranno appunto questa conversazione sulla teoria dei giochi. Volevo solo concludere il discorso sulle analogie del teorema di Gödel, perché così come spesso queste analogie sono fuorvianti, addirittura in matematica non si possono fare. Perché è vero che il teorema di Gödel dice: qualunque sistema matematico che contenga abbastanza aritmetica, se è consistente, allora è incompleto. Ma questo vale per l'aritmetica. Però l'aritmetica nella divisione classica della matematica è metà. Completo. Sì, però è metà soltanto. No? L'altra metà è la geometria. Ora invece per la geometria si conoscono sistemi che sono completi. Ci sono assiomatizzazioni, per esempio quella di Hilbert. Ma sono parziali. No. Sono complete. Per la geometria, però, non per la matematica insieme. Certamente. Se uno considera la matematica come fatta anche della geometria. Però è interessante questo, che in realtà la matematica ha un po' formalizzato le due intuizioni, i due a priori kantiani dello spazio e del tempo. Cioè il tempo è in realtà quello che dà origine poi ai numeri interi e al discreto, no? E questo è il luogo dove si trovano le
incompletezze. Mentre invece lo spazio, che è poi quello che viene formalizzato nella geometria, è una cosa completamente diversa. Si può descrivere completamente, non è discreto, è continuo, ma si può descrivere completamente. Questa è una cosa che direi abbastanza interessante. Però forse per allargare, arrivando anche magari alla conclusione, io non so che ore siano, ma lo saprò presto, sempre che, ecco, adesso lo so, per arrivare ad un certo punto alla conclusione, anche per mettere un po' di domande per il pubblico, volevo anche allargare un po' il discorso dalla matematica alle scienze, perché io so che tu hai scritto per esempio un volume di poesie, Mausoleum, in cui non c'era soltanto questa poesia che abbiamo citato su questo matematico, Gödel, ma c'erano varie poesie su tanti scienziati. Su Leibniz, a parte quelli, ma molto in generale. Quindi il tuo è un interesse più generalizzato, non è soltanto riferito alla matematica, bensì a tutto il pensiero scientifico, no? No, e forse è che anche quando molto giovane mi mancava il piacere di essere tonto. Dunque, e anche, può essere anche un piacere, no? Ci sono tante persone non tanto intelligenti che sono felici. E si dice anche che pensare troppo comporta un rischio, eccetera. Ma io, come dilettante, non sono tanto forte, il pensatore forte, geniale. Lui, questo è pericoloso. Ma così non mi salvo poi. Guardo le cose. Ti viene in mente una delle ultime interviste che fece Gadda prima di morire, alla televisione italiana fu mostrato, Gadda ormai era vecchio, anche un po' scorbutico, ma lo è sempre stato, e gli fecero vedere delle fotografie per cercare di suscitare qualche ricordo del passato. E a un certo punto gli fecero vedere una fotografia di quando lui era a scuola, e lui la guardò e mise il dito su uno di questi ragazzi e disse: questo era un deficiente. E naturalmente l'intervistatore gli disse: ma insomma, deficiente proprio un po' esagerato, no? E Gadda molto seriamente gli disse: beh, non tutti sono condannati a essere intelligenti. Vero. E questo è interessante, perché vuol dire che in fin dei conti l'intelligenza può essere una condanna. No, intelligenti fino a un certo punto. Fino ad un certo punto, no, soltanto. Forse potrei finire, prima di dare la parola al pubblico, con un paradosso che ha a che fare con l'intelligenza legato alla statistica. In un mio libro, io a volte mi diverto a fare provocazioni, e parlando della religione ho detto: beh, in fondo si capisce che molta gente sia religiosa, perché in Italia abbiamo questa peculiarità, la metà della gente ha un'intelligenza inferiore alla media, no? E naturalmente molti si sono seccati, ci sono state recensioni soprattutto sull'Avvenire, no, eccetera, che mi dicono: quel presuntuoso, perché lui cosa sa, conosce tutti gli italiani, no? È andato a fare un calcolo, la eccetera. Distribuzione normale. Appunto, vedete, se uno conosce un po' di matematica non sarebbe cascato naturalmente nella trappola. No? Ma suona pessimamente. Naturalmente si sarebbe potuto dire il contrario, che la metà degli italiani ha un'intelligenza superiore. Quindi va bene. Allora io direi di dare la parola al pubblico, ci sono due microfoni che circolano, credo portati da degli uomini o da delle donne, quindi se qualcuno vuol fare delle domande a Enzensberger, io non vedo i microfoni, ma credo che... Là c'è una mano alzata. Pier Giorgio anche. Grazie. Domande a te. Sì, adesso girano i microfoni con le signorine, ecco qua. Come mai nell'universo troviamo molto poca causalità? Perché troviamo i rapporti tra atomi, molecole, anche nelle stelle lontanissime, sempre con una costanza di rapporti nella materia, lo spazio, eccetera. Questa è una domanda per Enzensberger. No, questo... Sì, sì. Cosmologia praticamente, no? E come mai c'è così poca causalità nell'universo? Poca. Ma i fisici cercano di dimostrare
dal punto zero del Big Bang, come tutto segue una logica. Questa è l'intenzione. A che punto questo... Poi ci sono tante cose oscure. C'è la materia oscura, c'è l'energia occulta. Ci sono oscura. Ci sono i noi... anche quella occulta, ma è un'altra cosa. Sì, e i neutrini, che non si sa bene. Poi c'è il particella Higgs. C'è la particella X, abbiamo costruito una cosa di bilioni, di miliardi in Svizzera, al CERN, per identificare questo particello del quale non si sa bene se esiste o no. Insomma, la logica non reside nella scienza totalmente, perché ci sono sempre altri motivi perché noi siamo anche, sono come noi, mai soddisfatti. Questi scientifici che vogliono... Forse però la domanda si poteva anche porre al contrario, perché forse per molti di noi non è sorprendente il fatto che non ci sia una legge o non ci sia un ordine nell'universo. È sorprendente che a volte ci sia e lo si trovi. Sì. Einstein diceva che in fondo questo era il vero miracolo, che a volte capiamo qualche cosa, no? Sì. Spesso coloro che la pensano in maniera diversa hanno un approccio antitetico. La scienza non vale molto perché non spiega tutto. Mi sembra che invece in realtà il vero miracolo sia bastante, che spieghi qualche cosa. Bastante. No? E poi ci sono naturalmente due tipi diversi di atteggiamento. Uno è quello di chi crede che effettivamente il mondo sia caotico e che a volte si può trovare un piccolo ordine qua e là, no? Come nel caso dell'entropia. Ma vale anche per la sfera sociologica, che quando io mi meraviglio che l'autobus, il pullman arrivi all'orario. A Roma? Questo, o in generale? Questo miracoloso perché dato le strutture. Ma anche in Germania è miracoloso? Sì, o il latte al supermercato, c'è la latte del giorno. Ma come mai, dato che il personale fra governo, amministrazione, tutti lì, improbabile che funzioni questo? Non è questo il miracoloso? Molto interessante che lo dica un tedesco, no? Perché naturalmente no, non so cosa dovremmo dire noi, ma comunque. Grazie, io vorrei sapere quanto, dunque abbiamo, lì leggiamo anche che la matematica entra nelle varie arti, e Oddi Freddi ha scritto un libro, Penna, pennello e bacchetta, mi pare di ricordare. Io volevo chiedere quanto la matematica entra, diciamo, nella sapienza cordis, nell'animo, nel cuore, se c'è un'idea di in questo settore, forse lo sa meglio Erzenberger, non so. Non so, c'è naturalmente il cliché che la matematica sia una cosa fredda, no? Astratta, fredda, e in questo cliché risiede anche un'esitazione della gente che hanno paura, eccetera, no? Ma io penso che sono come gli altri, i matematici, un musico, la notazione è anche una cosa schematica, uno schema, no? Del musico non si dice che sia freddo, astratto, no? C'è un'astrazione lì e c'è un'astrazione dall'altra parte, so. E il cuore del matematico io non ho sufficiente introspezione, mi pare. Sono gentili, come ho detto, già indica una certa umanità, no? Gentili. Una certa umanità. Questa è una concessione, naturalmente, che viene fatta, per cui ringraziamo. Se posso dire solo due parole io a questo proposito, io direi che il parallelo con la musica è perfetto, in effetti viene spesso fatto. Cioè, la matematica in qualche senso è come la musica.
Cioè, anche per poter fare della musica a livello professionale bisogna conoscere la teoria, il solfeggio, la composizione, il contrappunto e così via. Se si vuole suonare bisogna avere una tecnica che si impara con un lungo apprendistato. Nessuno può immaginare che anche pianisti di fama si siedano e suonino. Anche uno come Glenn Gould, per esempio, no? Cioè, si esercitava come un pazzo. Il problema della matematica mi sembra che sia duplice. Il primo è che mentre nella musica, quando un ragazzo, per esempio un bambino, impara la tecnica musicale, per esempio se studia il pianoforte, riesce comunque già fin dagli inizi a suonare dei pezzettini che danno una soddisfazione, no? E allora c'è il piacere. Nella matematica la teoria è lontana da questo piacere, cioè prima di poter arrivare a godere della bellezza degli argomenti matematici ci passa parecchio tempo, e naturalmente se un ragazzo dovesse studiare musica facendo solo scale di teggiature per anni, probabilmente odierebbe la musica così come in genere si odia la matematica. Sì. Questo è da una parte. Dall'altra parte c'è il fatto che la maggior in Germania no, in Russia no, per esempio, però in Italia la maggior parte delle persone, me compresa tra l'altro, sono musicalmente analfabete. Lui tedesco, infatti l'ho già detto subito. Il bel canto è una cosa, l'alfabetismo, no, musicale è un'altra. Per esempio, tanto a parlare di bel canto, Pavarotti era analfabeta, non sapeva leggere la musica, no? È proprio un esempio, no? Ora, nella musica questo è un impedimento fino ad un certo punto. Si può diventare un cantante come Pavarotti cantando ad orecchio, e soprattutto si può andare a un concerto, per esempio quello che stasera darà il maestro Piovani, non saper riconoscere nemmeno, non dico una nota, avere l'orecchio assoluto, ma nemmeno un accordo, no? Un intervallo, quindi anche solo con l'orecchio relativo, e ciò nonostante fruire, avere una sensazione di dire mi è piaciuto, magari non si va molto lontano nell'analisi, però c'è una fruizione così, abbiamo l'orecchio, in altre parole. Sì. In matematica questo non c'è. Si può andare a una conferenza, ma se uno non capisce c'è poco da fare, no? Cioè vede qualcuno che parla, no? E la cosa rimane lì. Quindi queste sono due cose che distinguono in qualche modo la musica dalla matematica, nonostante ci sia una similitudine. E questo in parte spiega anche il motivo per cui la matematica da una parte viene considerata noiosa e brutta, proprio perché richiede un apprendimento, un apprendistato tecnico, e dall'altra parte c'è un analfabetismo perché non si riesce a capirlo. Si deve pagare un certo anticipio. Esatto. Anticipo. Esatto. Sì. Penso che possa intervenire per il quesito relativo alla casualità in matematica. Volevo chiedere se la serie dei numeri primi è casuale. Non è. Questo lo chiede a lui. C'è una legge incompleta, direi, perché si è dimostrato che c'è una curva della frequenza dei primi nella serie dei numeri. Dunque non è arbitrario, non è del tutto arbitrario, e poi ci sono altre cose, perché questi teorici dei numeri si hanno dato molto da fare. Per esempio i primi di Mersenne, che sono gemelli in un certo senso, ci sono altri tipi di... Dunque, mi pare che non sia una legge perfetta, ma c'è un'approssimativa, c'è una legge approssimativa con caratteristiche che paiono molto interessanti. Continui. Grazie. Sì. Riprendo la frase dove l'ha lasciata lui. Naturalmente ci sono a volte delle incomprensioni però sui numeri primi. Quello che non si può fare con i numeri primi è trovare delle formule semplici che le generino in ordine, no? Ma formule semplici vuol dire polinomi, ce ne sono alcuni. Per esempio Eulero ne trovò uno famoso che mi sembra che sia x al quadrato meno x più 41 o qualcosa del genere, che ne genera 41 uno di seguito all'altro, no? E poi si ferma. Però niente ci spinge a dover considerare formule semplici come i polinomi. Allora, se uno va leggermente oltre, si può benissimo anzitutto riconoscere quando un numero è primo,
E poi si può benissimo costruire la successione dei numeri primi in ordine, eliminando via via quelli che non sono primi. Naturalmente bisogna avere un minimo di tempo a sufficienza, un minimo di spazio a sufficienza. Qui abbiamo il professor Armanis che tra un paio di giorni ci farà una conferenza sulla complessità. Beh, certo, dal punto di vista della teoria della complessità, algoritmi come questi, cioè decidere se un numero è primo o no e fattorizzarlo soprattutto, sì, no? Sono algoritmi che richiedono talmente tanto tempo. Sì. A volte, per esempio, l'intera storia dell'universo, che da un punto di vista pratico, no, è come se non ci fossero. Però noi siamo matematici. La crittografia. Per esempio, certo, questo è uno dei principi su cui si basa la crittografia, la difficoltà di scomporre in fattori primi un numero, quando non si sappia per l'appunto una delle scomposizioni. E quindi dipende da quanto uno si accontenta. Se la questione è puramente teorica, sui numeri primi si sa moltissimo, si sa generarli, si sa esattamente quali sono primi e quali non sono primi. Se uno si lega le mani, in altre parole, i complessisti sono un po' come quei, lo dico tra l'altro in senso buono, ma come quei signori che lavorano al circo, no? Quelli che fanno quelle cose col trapezio, no? che vanno sul trapezio con le mani legate, no? Va benissimo, no? Però se uno vuole camminare con mani e piedi slegati, non credo che ci siano problemi. Quindi l'idea è questa: si sa benissimo tutto sui numeri primi, purché non si vogliano avere formule troppo semplici o purché non si voglia fare le cose troppo velocemente. Quindi, non so se Armani se sta sentendo e se è d'accordo. Altre domande? Laggiù, cosa vuol dire quello? Ah no, ci dicono basta perché è ora di finire, quindi vedo che non ci sono altre domande, vi ringrazio per l'accoglienza. Grazie. Grazie.